Io resto con Fabrizio Mastroforti, che saluto nuovamente e che è un altro protagonista della nostra Trading Week, ma spostiamo l'ambito di indagine, come detto poco fa, sulle valute, quindi sul Forex, le valute più interessanti, e poi ci concentreremo sull'oro e il petrolio, anche perché il petrolio, insomma, è l'osservato speciale dopo la non decisione dell'OPEC. Allora, Fabrizio, ti chiedo prima una visione generale dei mercati, proprio in questo momento estivo, insomma, anche un po' di raccordo tra quello che è stato l'anno appena passato, con tutte le penalità che ha avuto per il Covid, e invece la stagione nuova, più che anno, che si aprirà a settembre. A te. Sì, diciamo è un momento, l'estate di solito calano un po' i volumi, però c'era di interessante, c'è stato da poco l'intervento della Federal Reserve dopo dati diciamo positivi per quanto riguarda la ripresa dell'economia americana e però una fiammata inflazionistica che ha riguardato anche il valore core, quindi anche escludendo il valore dei energetici e degli alimentari, quindi si pensava a una fiammata dovuta soprattutto alla ripresa, quindi il prezzo della benzina alle pompe in America alle stelle, e poi gli alimentari chiaramente nel periodo che si è passato di emergenza sanitaria molto importante, ma invece cioè, dalle ultime parole, pur restando molto dovish come un po' tutte le banche centrali, aveva fatto eccezione facendo un quadro generale solo la banca centrale canadese che alla prima diciamo al superamento del 2% di inflazione aveva parlato subito di tapering, quindi la moneta ne aveva diciamo approfittato in quanto si pensava ad un imminente diciamo rialzo dei tassi, facendo poi retromarcia. Comunque il Sì. faro chiaramente resta sempre la Federal Reserve e l'economia americana, e che come dicevo, per la prima volta, visto che l'inflazione core è salita al 3,9, quindi c'è un valore che Powell continua a sostenere transitorio, però diciamo, gli investitori non tutti hanno creduto a questa situazione, quindi c'è stato un rafforzamento del dollaro americano in queste ultime 2 settimane, e si pensa ad un trend che solitamente favorevole con le diciamo quando c'è i democratici alla guida del paese, e quindi sembrava che si fosse indirizzato il Forex, riprendendo un po' di vigore, perché essendo dollaro centrico abbiamo passato dei mesi di volatilità abbastanza elevata. Certo, certo. Poi i dati del non-farm payroll hanno messo un po' in discussione, perché erano tra il chiaro oscuro, quindi in quanto aumentavano sì gli occupati, ma poi se andiamo a vedere nel particolare i dati riguardavano soprattutto i dipendenti del settore pubblico che avevano ricominciato diciamo, a lavorare, mentre nel settore privato la disoccupazione, dicevo, in generale era salita al 5,9, sopra un po' le attese degli analisti. Questi dati in chiaroscuro hanno fatto sì che l'euro ha ripreso un po' fiato da venerdì, e si è portato, diciamo, nella fascia alta tra 1,18 e 1,19. Avevamo parlato di un canale importante di prezzi dove i minimi a 1,18,50, che in questo momento, dopo aver testato proprio 1,18,93, quindi vicino alla resistenza di cui parlavamo, è sceso di nuovo il prezzo sotto a 1,18,50, che è un livello importante perché
alla rottura anche di 1,18 si andrebbe verso i minimi di marzo del 2021 a 1,17. Questo okay. È il quadro su euro-dollaro, e vedendo anche il calo dei contratti long per quanto riguarda il cot report, quindi i large speculator stanno riducendo ulteriormente le posizioni nette sull'euro, quindi questa rottura di 1,1850 per approdare, come diceva, 1,17-1,1720, c'è questa possibilità che sembrava nel fine settimana un po' essere svanita. Allora Fabrizio, poi naturalmente chiedo a te quali sono eventuali cambi interessanti, però volevo monitorare con te appunto la sterlina, perché nel cambio comunque in generale la sterlina sta, poi vediamo i vari cambi, sta guadagnando terreno dopo la decisione del primo ministro britannico Boris Johnson di allentare le restrizioni, perché lì, allora, in Gran Bretagna ovviamente abbiamo visto una situazione assolutamente diversa rispetto ad altri paesi sul fronte Covid. Perché la campagna di vaccinazione è iniziata prima rispetto per esempio all'Italia, effettivamente in breve tempo i vaccinati sono stati tantissimi, quindi abbiamo visto un calo dei contagi immediato, le riaperture, però poi è arrivata la variante Delta, adesso io vado velocemente ma insomma per arrivare ai giorni nostri, e quindi di conseguenza l'allerta è tornata alta. Però Boris Johnson cosa ha detto in queste ore? Sì, non finiranno i contagi, non possiamo allentare, come dire, abbassare la guardia, però dobbiamo ricominciare a vivere, quindi dal 19 non si terrà più la mascherina, non si dovrà rispettare per legge il distanziamento, e insomma, e quindi si riprenderà la vita normale. Sta beneficiando la sterlina, cosa vuoi dire rispetto a questo? Sì, diciamo sta beneficiando rispetto all'euro, anche per quella ragione che dicevo, in quanto per quanto riguarda la sterlina, i large speculator, cioè i grandi operatori, rimangono abbastanza neutrali, solo sì. Che sta perdendo terreno l'euro, e chiaramente poi la situazione di cui parlavi è molto importante, in quanto alla debolezza della sterlina delle scorse settimane era da attribuire anche questa incertezza chiaramente sul lato pandemia e sul lato economico in generale, in quanto la banca centrale, la Bank of England, era rimasta molto dovish, nel senso confermando la quantità di liquidità da immettere mensilmente, insomma, sui mercati, quindi facendo capire che questa nuova ondata di contagi stava mettendo a dura prova, insomma, la ripresa economica dell'Inghilterra. Come dicevo, sta approfittando soprattutto anche della debolezza dell'euro, si è appoggiata a 0,85 e 40, 0,85-50, è un supporto molto importante dal punto di vista weekly, si è creato, diciamo, un triangolo con sì. Una fase laterale tra 0,85 e 50, e 40, come dicevo, e 0,86-40, quindi proprio una figura dove l'eventuale rottura o al rialzo, al ribasso su euro GBP potrebbe portarci un'operazione con un rischio limitato, operando su questo triangolo che dove la parte inferiore parte orientativamente da aprile e la parte superiore invece da maggio. C'è una compressione di volatilità che solitamente alla rottura tecnicamente da una fasi, insomma, di compressione della volatilità vengono seguite da fasi di esplosione, quindi certo. C'è la possibilità di mettere in pratica un'operazione. In questo caso si sta avvicinando, come dicevo, al supporto 0,85-50, 0,85-40, proprio i prezzi battono lì, e la base del triangolo di cui parlavo è poco sotto, quindi chiaramente adesso siamo nella parte bassa del triangolo, quindi vedere se
sia la resistenza statica che quella dinamica data dal, diciamo, dal lato del triangolo resistono, si può cercare un'operazione long verso l'altra okay. estremità del triangolo. Chiarissimo Fabrizio, ottima invece, analisi. Volevo sì? dire per, sì. per concludere, scusa Manuela, sulla sterlina, sì? invece è debole contro il dollaro, proprio perché chiaramente questo, questa forbice, no, che c'è tra euro-dollaro e quindi il rafforzamento del dollaro di questa settimana si è fatto sentire anche sul cambio GBP/USD che avendo perso l'1,39 è andata a prendere proprio i target intorno a 1,37, poi si è diciamo ripresa come dicevi tu insieme all'euro dopo i dati del non farm payroll in America che hanno provocato questo chiaroscuro, questo non, questa indecisione da parte degli operatori, e oggi però ecco è andata nella parte superiore a ritestare gli 1,39 e poi è scesa violentemente come ha fatto euro-dollaro. Dico violentemente perché i 40-50 pip in poche ore non sono molto frequenti, come dicevo, in questo periodo di scarsa volatilità. Quindi certo. Torniamo verso la parte bassa, in quanto quindi riesce a essere forte contro l'euro, ma la vediamo un po' debole ancora con le altre valute e anche okay. con l'America. Fabrizio, se ti dovessi chiedere un cambio che reputi interessante sopra gli altri, così poi dopo ci buttiamo su oro e petrolio prima di chiudere, un cambio che vuoi segnalare ai nostri telespettatori? Collegandoci proprio al discorso petrolio e a quello sì? che ha fatto diciamo USD CAD, che è un cambio correlato chiaramente a egregio, oggi siamo in piena diciamo riunione dell'OPEC, anche questo è un fattore molto importante per quanto riguarda il futuro del prezzo del petrolio. Sembra che stanno prevalendo i falchi, nel senso che la produzione viene, viene tagliata abbastanza e quindi si continua molto probabilmente a salire per quanto riguarda il prezzo del petrolio, che ha raggiunto proprio stamattina i massimi che non si vedevano dal 2018. Beh, guarda, quindi graficamente come si vede chiaramente, quindi insomma io non sono una trader, tu sì, però insomma si vede proprio immediatamente, non si può sbagliare. Esatto, ha preso pochi respiri da ottobre del 2020, è salito e ha più che raddoppiato il suo valore. Ricordiamoci che addirittura ad aprile era sceso il future sotto il valore dello zero, ha lateralizzato diciamo da maggio a ottobre del 2020 intorno ai 35 dollari per poi al barile, per poi portarsi in una salita con poche prese di diciamo di beneficio fino ai 77 dollari di stamattina, 76,90 circa, 77, e quindi diciamo che graficamente non possiamo che vedere un rialzo, una discesa repentina sotto i 65 dollari ci farebbe pensare ad una possibile ritracciamento importante. Non parlerei nemmeno di inversione, perché per un'inversione si dovrebbe scendere ancora più sotto. Certo. Quindi USD CAD che ha sofferto, come dicevo, perché alla debolezza del dollaro si è aggiunta la forza del dollaro canadese, come ho detto sì. in apertura, per quanto riguarda l'intervento della banca centrale, no? che aveva sì. prospettato diciamo un inizio del tapering, quindi una riduzione della liquidità, che è diciamo la costante di tutte le banche centrali in questo periodo, quindi
è anche questo che porta alla lateralità, perché chiaramente tutte sono prospettate a inserire liquidità, quindi ne beneficiano molto i mercati azionari di questo, però il Forex rimane un po' diciamo laterale. Qui invece c'è stata una grossa discesa fino a 1,20, poi c'è stato il recupero con le settimane passate, come dicevo, di rafforzamento del dollaro, e il prezzo si è portato sopra la media 50 esponenziale. Dei ritracciamenti, come si sono avuti queste giornate intorno agli 1,23, anche 1,2250, secondo me restano degli interessanti livelli di acquisto. Okay. Perché secondo me gli operatori piano piano andranno a considerare l'inflazione di cui parlavamo prima. Certo, certo, certo. Vedranno anche nel dollaro per la prima volta, se si muovono anche un po' i rendimenti delle obbligazioni, come succede solitamente in questi casi, potrebbe diciamo essere vista come una moneta da rendimento e non come una moneta rifugio, come okay. è stata vista in questo periodo. Allora, Fabrizio, a proposito di rifugio, dobbiamo farlo un po' più velocemente, ma non possiamo non fare anche il gold, che è in rialzo, peraltro per la quinta sessione di negoziazione consecutiva. Come si pongono gli investitori nei confronti di un asset come l'oro, visto il clima di costante incertezza ancora, insomma, nonostante le previsioni ovviamente future siano date al rialzo, però si vive ancora in questa fase di del chi, cioè, insomma, siamo tutti sul chi va là, no? E quindi andiamo a vedere l'oro e poi ti saluto, questo è importante. Grazie. Dicevo che si è un po' decorrelata, no? Parlavamo sempre dell'oro, no? Come bene rifugio, quindi è stato così. Ultimamente viene acquistato mentre salgono le borse, no? Quindi c'è stato un po' questo, e ha avuto il crollo quando è crollata, quando sono crollati i listini alla prima avvisaia di pandemia. Diciamo che queste cinque sessioni di cui parlavi tu sono molto importanti, anche perché hanno superato un livello fondamentale. Il 1788 è un livello mensile che il prezzo ha incontrato tantissime volte negli ultimi due anni. Siamo sopra, siamo adesso a 1807 e siamo a combattere con la media 200 esponenziale. Se abbiamo un diciamo, se ci sarà uno sviluppo positivo a fine settimana di superamento della media 200 esponenziale, vedo l'oro potersi portare tranquillamente verso i 1850. Comunque oggi siamo a 1807, proprio dove la media 200 esponenziale nel grafico giornaliero, e solitamente, insomma, questa resistenza dinamica è vista da molti operatori istituzionali, quindi bisognerà vedere cosa fa a contatto con questa media, perché solitamente succede sempre qualcosa. Certo, assolutamente sì. Chiedo anche a te, Fabrizio, in chiusura, un paio di regole d'oro per chi vuole fare trading, le regole d'oro del trading, visto che lo stiamo chiedendo a tutti. Allora, per affrontare questi periodi è molto difficile, il trading è difficile in generale, quindi attenzione soprattutto alla leva, io dico. Okay. Attenzione alla leva, perché in questi periodi di compressione e volatilità, poi se ci sono degli avvenimenti improvvisi, eccetera, bisogna essere accorti. Poi seguire, secondo me, un metodo che abbia delle regole e essere disciplinati nell'applicarle. Questo è la, diciamo, è la cosa più importante. Non andare a cercare sempre metodi nuovi, perché ci sono tanti metodi profittevoli, ma molto dipende da come vengono applicati. Se vengono applicati con disciplina e con una mentalità, diciamo, focalizzata, molti
molti metodi funzionano, perché funziona la nostra testa. Ok, quindi è tanta psicologia. Sì, oggi ne abbiamo parlato di psicologia del trading, anzi ne parleremo sempre di più. Peraltro sto leggendo una dichiarazione del ministro Franco, possibile superare il 5% di crescita nel 2021. Ora, però insomma, dobbiamo navigare un po' a vista, perché poi ci sono ancora tante incognite, quindi bene le previsioni, bene, perché danno anche, come dire, in questo caso ottimismo, ed è quello che serve per gli investimenti, per attirarli, insomma, per essere attrattivi, perché altrimenti ci si ferma. Però chiaramente, monitorando le situazioni giorno per giorno, ancora siamo in quella fase, come hai detto tu, perciò anche una delle regole, hai detto attenzione perché questa è una fase particolare, e poi mai perdere la calma e il senno quando si opera con i soldi. Ma insomma, questo sembra di una banalità disarmante, ma penso che sia uno degli errori che si commette più spesso, no Fabrizio? Quindi è bene ribadirlo. Sì, come dicevo, il sacro Graal non c'è, invece la psicologia, e io dico la disciplina nell'applicare certe regole, fanno il 70-80% del trader profittevole. Assolutamente, va bene. Fabrizio Mastroforti, grazie per aver partecipato alla nostra Trading Week 2021, e naturalmente grazie per la collaborazione. A presto, buona giornata. Grazie a te Manuela, grazie a tutta la redazione delle Fonti, e una buona giornata a te e a tutti i telespettatori.